Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, scusate la mise, ho messo il primo vestito fresco che ho trovato perché stamattina sono andata a fare un po' di shopping per i bambini a Viterbo perché gli ho fatto il cambio di stagione e non, praticamente Alessandro non c'aveva pantaloni della tuta perché tutti corti, Aurora non aveva magliette o comunque qualcosa di più elegantino, tra virgolette, da mettere nel caso dovessimo uscire, eccetera, quindi sono andata. E sono andata da Piazza Italia, da Carabetta e da Globo. Allora, da Globo ho preso un paio di cose. Dove l'ho messe? Oddio, aspettate. No, niente, scherzavo. Allora, sono andata da Piazza Italia, sono andata da Carabetta, sono andata anche da Globo, ma non ho trovato nulla. E sono andata alla Upim l'altro giorno mentre avevo un'oretta di buca perché avevo mia suocera da una parte e mentre l'aspettavo ho preso la palla al balzo, sono andata alla Upim. Allora, inizio subito col farvi vedere le cose di Carabetta. Carabetta, io non so adesso se sia un negozio che è dappertutto, sinceramente. Io vado a quello di Viterbo perché è quello che mi risulta più vicino ed ha diverse marche. Ha Givova, Converse, Adidas, Nike, Champion, ha diverse marche, anche marche che non sono conosciute. Ecco. Insomma, oltre alle marche queste qui sportive che conoscono un po' tutti, ha di tutto di più. Infatti io da Carabetta ho preso anche delle cose per casa. Ho preso due tappetini per il bagno a 5,99 euro l'uno e le lenzuola per loro, in special modo per Alessandro, perché Alessandro ha cambiato quest'anno la camera. Prima aveva il letto una piazza e mezza e adesso invece ha letto una piazza, quindi necessariamente ho dovuto comprargli delle lenzuola e gli ho comprato le lenzuola di Spider-Man con il copripiumino, quello leggero abbinato che lo metterà adesso in autunno. Dopodiché gli ho comprato le lenzuola dell'S Roma con il copripiumino abbinato, sempre dell'S Roma. E Aurora invece gli ho preso le lenzuola di Me contro te perché me l'ha chieste. Questo è quanto. Andiamo a vedere quello che ho trovato. Allora, questo è il nome. Ve lo faccio vedere nel caso magari trovaste all'improvviso questa scritta enorme in un negozio. Sappiate che è questo. Allora, pesco a caso. Ah, una cosa importante. Mettetevi comodi perché sarà un haul molto lungo, quindi perché ho preso tantissima roba, sinceramente. Vi faccio vedere maggiormente cose per i bimbi, però ho preso anche un po' di cosine per me e per Samuele. Parto a random perché non ho messo a posto niente. Allora, felpa della Puma, fatta in questo modo con il cappuccio. Voi in videocamera lo vedete rosso, in realtà è un mattone rosso, non è un rosso sparaflesciante come lo vedete voi, è un po' più scuro. Così, con il cappuccio appunto, pagata 32,40 euro e questa è di Alessandro e l'ho presa uguale ma versione femminile per Aurora. Eccola qua. Anche questa sempre uguale, sempre col cappuccio di questo colore rosa chiaro, argento, grigio e bianco che a me piace tantissimo e anche questa pagata 32,40 euro. Poi ho preso ad Aurora i pantaloni in abbinato e le ho preso appunto questi, sempre della Puma, sono leggings. Perché comunque lei mette maggiormente leggings, 19,99. C'erano anche grigi che a me piacevano un po' di più, però purtroppo non c'era la taglia, quindi li ho preso quelli. Poi Alessandro gli ho preso una tuta completa dell'Adidas. Mi piaceva tantissimo il colore, che è questo blu elettrico.
con le maniche fatte così un po' bucherellate. E questa l'ho pagata 58,50. Ed è una tuta completa perché è il sopra con il sotto, il pantalone, che secondo me è la parte più bella di tutto, di tutta la tuta, perché guardate che bello che è questo pantalone, bellissimo, ovviamente con l'elastico qua sotto, perché se no non ci si ritrova. Ed è per questo periodo, diciamo, non è propriamente di pile, però non è neanche leggerissima, insomma. E per finire, sempre per Alessandro, ho preso una, buttiamo la busta, ho preso una tuta di Givova. Allora, io Givova sapevo che era una marca, diciamo, di articoli sportivi, però avevo visto sempre le tute, quelle che danno magari nelle polisportive, come se fosse la tuta di rappresentanza, diciamo, no? Ma non l'avevo mai viste in realtà. Invece da Garabetta le ho trovate e l'ho voluta prendere una. A 29,99 scontata, ho voluto prendere questa. Era quella che mi piaceva di più. Allora, c'erano di tanti colori, c'era arancione, c'era gialla, c'era verde, c'era rossa, però questa mi piaceva di più, era più carina secondo me. Di che colore È blu scura. Sembra nera in fotocamera, ma è blu scura con questa parte militare e questo giallo fosforescente. Sotto ha il pantalone che è fatto in questo modo, con il marchio Givova con la spunta, anche questo con gli elastici sotto. Chi ha i figli maschi che vanno a calcetto, cose del genere, conosce benissimo queste tute. E questo è tutto quello che ho preso da Carabetta. Passiamo alla Upim. Allora, la Upim anche qui ho preso per Aurora leggings semplice grigio con una banda laterale fatta di glitter e l'ho pagato 13,99. E questi sono... Sì, sono leggermente felpati. Poi ho fatto manbassa di calzini, questi per Aurora che glieli ruberò perché mi piacciono tantissimo alcuni paia. Quelli rosa e quelli bianchi sono doppi, quindi glieli ruberò sicuramente e vengono 9,49 euro 7 paia. E Alessandro uguale, gli ho preso tutta questa serie di calzini fatti a righine. 9,49 euro 7 paia, anche lui, gli servivano e quindi gliel'ho presi. L'ho pulito un po' perché secondo me non si vede. Poi, Ciao! eccolo. Allora, poi ho preso un pigiama per Alessandro, Di perché Minecraft! non, praticamente l'ha finiti, di Minecraft. Eccolo qua. Sopra bianco con i personaggi di Minecraft, le mamme conoscono tutto, e il sotto invece è blu con tutti i cubetti di Minecraft e con la Non sono dinamite. cubetti, sono... Questi sono creeper. Sono i creeper. Sì. Sono creeper, TNT e pezzi di TNT terra. è la dinamite, Sì. amore. E questo Sì, pigiamino ovviamente. l'ho pagato, ha fatto cadere i calzini. Questo pigiamino l'ho pagato 14,99. C'erano anche altri pigiami che venivano di meno, però non c'era la taglia e gli piaceva quello, quindi alla fine gli ho preso quello e ovviamente se pigli il pigiama pigli anche le mutande, no? Quindi una mutanda verde, una mutanda blu con i creeper E gli e una scheletri. mutanda bianca, grigia con uno che non so chi sia. Tre mutande, 8,99 euro, solamente perché c'è Minecraft sopra. Poi, anche Aurora gli ho preso un pigiama. Allora, per Aurora i pigiami non ce n'era manco mezzo. C'erano tutte misure che arrivavano a 11-12 anni, lei porta 13-14, quindi non c'erano. L'unico che sono stata lì un quarto d'ora a rovistare, che non è che mi faccia impazzire, però purtroppo c'era solo questo e glielo dovevo prendere, è questo qua.
anche questo bianco. Pigiama bianco con i girasoli a forma di cuore, con il colletto giallo e la manicuccia gialla, e questo è il sotto, tutto fatto così con i girasoli. E questo è venuto, dove sta? 10,99 euro. Purtroppo io ho dovuto prendere solo questo, per Aurora comincia ad avere serie difficoltà a trovare le cose. Poi pantalone, anche questo un leggings nero con tutte queste scritte Best Friend, Magic Best Friend, 10,99 euro. Poi ho preso sempre per Aurora un completo. A me piacciono da morire i completi, ecco, le tute a completo. E ha sotto il pantalone, anche questo nero con il leopardato, la banda leopardata di lato, e il sopra è fantastico perché il sopra è doppio, ha una canotta sotto e una maglia sopra. Aspettate, cerco di farveli vedere insieme perché se no non ha senso e fatico anche se no. Ok, allora questa è la maglia sopra, ok? Eccola qua, con scritto More Love, manica lunga, tutta così leopardata bianca e nera, e sotto ha la canotta nera, semplice semplice. Questo è proprio un completo da mettere adesso, quando verrà un po' il freschetto, che però insomma mette il giacchetto sopra a mezzogiorno, l'una si muore, e quindi in questo modo riesce a stare tranquilla. E poi le ho preso due paia di pantaloni, lei i jeans col bottone anche no perché gli stringono la pancia, quindi tutti i jeans. Ale, allora le ho preso questo, che non so se voi riuscite a vedere, ma ha tutto glitter, ha tutto il laminato dentro, il filo laminato glitterato, e l'ho pagato questo 15,99 euro. E infine questo pantalone, che è un altro pantalone della tuta nero, mi piace a tutti questi pantaloni neri, pantalone nero con la banda glitterata, questi sono bellissimi, se c'erano da adulto me lo prendevo, e neri semplici anche questi, 17,99 euro. E anche alla Upim abbiamo finito. Ok, passiamo a Piazza Italia. Allora, a Piazza Italia ho fatto un sacco di shopping, perché ho una busta, due buste. Allora, iniziamo da questa. Cerco di tirarvi fuori solo le cose dei bambini e poi vi faccio vedere quello che ho preso per Samuele, e per ultimo vi faccio vedere quello che ho messo, che ho preso io per me, così vi metto anche il try on haul, vi metto anche la registrazione della prova, diciamo. Allora, maglietta, vi ho detto che aveva bisogno di magliette, no? Maglietta a manica lunga con il gatto, pagata 5,95 euro. Calcolate che questo gatto mi piaceva tantissimo, calcolate che c'erano tantissime offerte sulle magliette. Poi altra maglia fucsia, le ho voluto dare un po' di colore perché Purina c'ha tutte cose nere, questa qui con scritto Bad Girl, anche questa fucsia manica lunga, 4,95 euro. Poi le ho preso due felpe di queste leggere, sempre per il discorso che se esce il pomeriggio e fa caldo almeno se la porta. Questa con scritto Like Your Style, mi piaceva tantissimo, tutta fucsia, 5,95 euro. E poi quest'altra, 7,95 euro, questa tutta leopardata rosa con scritto Believe in Yourself, che deve essere un mantra proprio per la mia pupetta. Poi
Maglioncino leggerissimo, leggerissimo di questi in cotone. È un lilla con tutto filo metallico. Non mi veniva il termine, che dà questo effetto sbrilluccicoso, che non so se vedete, però vabbè. E questo invece l'ho pagato 12,95 euro. Poi altra maglietta, questa volta bianca, a 3,95 euro. Questa con il diamante rosso. Diamond of my heart. Ok, abbiate pietà del mio inglese. Altra maglia rosa chiara con questo cuore con scritto love, anche questa 3,95 euro. Ve l'ho detto che venivano poco le magliette, e la bellezza di Piazza Italia anche questa. Poi quest'altra maglia blu. Sì, blu con questa scritta sul rosa, e questa è venuta 4,95 euro. Ho preso tutte maglie a manica lunga perché tanto adesso metti quelle. Poi un pantalone grigio della tuta con l'interno qui delle tasche tutto glitterato. C'era anche grigio chiaro. Boh, non mi ricordo, vabbè, c'era anche di un altro colore. Ah, no, c'erano rosa, rosa pastello, bellissimi. Non c'era la taglia, e quindi l'unica taglia che c'era per lei era questa, e le ho preso questo 9,95 euro. E poi felpa, questa con la zip con le stelle. Ok. Leggera, non è di quelle felpate, è proprio di quelle leggere di adesso, 12,95 euro, quella da mezza stagione praticamente. Poi altra maglietta, questa volta viola, fatta in questo modo con questa scritta qua, troppo bella, 3,95 euro. E poi le ho preso pantalone. Allora, le ho preso questo jeggings rosa, rosa chiaro, che devi far vedere tu, dai, fai, fai, rendi, Questo. partecipi. Che cos'è? Lo vedi che c'è il riflesso, non si legge, avvicinalo poco poco. Ok, Ghostbuster, stai giocando a quello? No. No. E allora perché lo stai facendo vedere? C'era l'immagine carina, beh, diglielo, che ti vergogni. È bella È bella questa. questa. Ma digli un po' come sta andando. Facciamo questa piccola parentesi. Come sta andando la scuola? Ti piace? Bene. Ti piace? Sì. Le maestre? Ma chiacchieri a scuola tu? Marica, no, Ragazzi miei, fermo con i piedi che sennò casca un tutto. pochino, Un pochino. Vabbè, comunque non si chiacchiera in classe quando la maestra ok, spiega. ciao. Ciao. Un pochino. Vabbè, torniamo a noi, oh. Allora, pantaloni jeggings rosa chiaro, pagato 9,95 euro, e lo stesso gliel'ho preso, stesso modello, gliel'ho preso anche di questo colore che mi piaceva tantissimo, che secondo me le sta anche molto bene, che è questo beige. Marrone chiarissimo beige. Voi lo vedete molto più chiaro, ma in realtà è un po' più marroncino, sabbia. Vabbè, comunque stesso modello di quello di prima, 9,95 euro. Poi questo è un mio pantalone, passiamo all'altra, vediamo se c'è qualcosa. Allora, poi sì, allora questo no, perché è un regalo. Allora, riprendiamo, perché ho levato le due cose che praticamente sono un regalo, perché lunedì è il compleanno di una mia amica e allora gli ho fatto un completo, e vi stavo facendo vedere questi pantaloni. Allora, sono jeans però elasticizzato, senza il bottone. L'ho presi per Alessandro, 12,95 euro. Gliel'ho presi perché magari
metti caso che all'improvviso abbiamo un'uscita, cose del genere, almeno sta un pochino più carino, non c'ha i pantaloni, insomma, quelli da scuola, da tuta. Poi, per Alessandro, a 7,95 euro, ho preso questo pantalone blu, semplice semplice, della tuta. Niente di eclatante, ma io questo cercavo. Il stesso modello gliel'ho preso anche grigio chiaro. C'era anche nero, ma un pantalone nero della tuta lui ce l'ha di là. E c'era verde scuro più o meno, che però non è che mi piaceva. Poi gli ho preso questo. Poi gli ho preso questo qui, militare, con queste bande rosse e bianche. Ecco il motivo per cui il completo di Givova l'ho preso in quel modo, perché avevo già preso questo pantalone che aveva gli stessi identici colori, fatto in questo modo. Mi piaceva tanto il fatto che abbia la doppia banda qua sopra, vedete? Fatta così, ma questi sono veramente belli, veramente veramente belli. Pagati 14,95. Spero che gli stiano. Vieni un po' qua, fammi vedere. Voglia. Sì. Va bene. Con Piazza Italia riesco a trovare a capire meglio la misura rispetto magari a Chiabbi, che ha una misura più piccola. Poi ho preso questa maglietta, non gli serviva. Sono sincera, però mi piaceva perché a lui piacciono tantissimo gli Avenger, e gli ho preso questa qui con scritto Justice League e con gli Avenger davanti, che lui adesso Solo sta tre, lì. solo tre. Sono tre, sì. Ti Superman, Flash e Batman. piace? Sì. Ok. 6,95 euro. C'erano tantissime magliette a prezzi bassissimi, molto carine, però lui ce l'ha ancora le magliette, quindi non mi sono messa a cercarle. Se quando ci saranno i saldi gli serviranno le magliette, le vado a prendere. Poi, allora, passiamo invece a quello che ho preso per Samuele. Samuele mi aveva chiesto di prendergli dei pantaloni per dare il cambio ad alcuni pantaloni che gli stanno stretti. Ora, io glielo ho presi, però lui si è rimesso a dieta. Io spero che non cali tantissimo, perché questi gli stanno perfetti adesso, con 5 kg in meno già non gli stanno più. Però lui mi ha detto: no, no, non ti preoccupare, prendimi questa taglia. Vabbè, e io gliel'ho presa. Allora, gli ho preso i pantaloni, i regular fit sono, sì, 15,95 euro, nero. Poi gliel'ho preso un po' più 2 metri, ok, sempre regular fit, ma effetto jeans. Ok, fatti in questo modo. Poi, sempre regular fit, gliel'ho presi anche di questo colore qua, che mi piaceva tantissimo, che per voi è grigio, per me è, oddio, grigio verde. È un colore un po' particolare. È un grigio verde, non è proprio grigio 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 come lo vedete voi. È molto bello. Anche questi regular fit. E poi gli ho preso l'ultimo pantalone, questo è il mio, l'ultimo pantalone slim fit, che sono quelli super aderenti in jeans scuro, che a me piacciono di più come gli stanno, però ovviamente è lui che li deve mettere al lavoro, quindi va bene così. Passiamo a quello che ho preso per me. Allora, per me, io ho preso dei pantaloni. Mi servivano dei pantaloni perché io ho praticamente solo pantaloni della tuta, leggings della tuta, e basta. Non ho altro. I jeans ce l'ho, ma raga, parliamoci chiaro, non c'entro più dentro, e quindi mi stanno stretti in vita. Già l'anno scorso era sta storia, e io ho temporeggiato, me li sono tenuti, ma purtroppo non ci sono più entrata. Spero adesso, con questa alimentazione, di calare per poterli rimettere, ma più che altro perché comunque sono pantaloni che io ho messo poco.
diciamo la verità. Comunque, ho preso questo pantalone qui, che è un pantalone di quelli cargo, si dice. Oddio, non lo so, vabbè, forse sì. Allora, hanno l'elastico, cosa molto fondamentale per me. Hanno l'elastico, sono di questo colore marroncino e sono con il risvolto in fondo che però si può anche allungare e srotolare. Ecco, parliamo italiano. Li ho pagati 19,95 e vanno da taglia LXL, prendono due taglie, sono fatti maggiormente di cotone. Io non so se questi si restringeranno, però staremo a vedere. E, nel frattempo voi stareste vedendo l'immagine di me che li indosso, comunque sono questi, fatti in questo modo. Poi ho preso questo pantalone super skinny, taglia 46, totalmente nero a 14,95. Mettiamo qui dentro, se no fa riflesso la cosetta argento. 19,95, semplici super skinny neri. E li ho presi anche di questo colore qui, che è questo verde militare, che mi piace tantissimo. Speriamo che me stanno. Il mio giudizio lo troverete scritto adesso, in questo momento qui sotto. E niente, e questo è tutto il mio. Ah, questo qui era attaccato ai pantaloni di Samuele, ma glielo rubo. E niente, questo era tutto lo shopping che ho fatto. Io sto guardando che sono 31 minuti. Poveraccio chi lo sorbisce tutto. Chi è arrivato fino a questo punto, io vi consiglio di mettere un bel like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, così mi aiutate a crescere. Vi ringrazio, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.